Ben ritrovati amici di Non Solo Calcio, siamo qui in compagnia con i nostri amici Peppe e Rosaria. Siamo pronti? Voi ci siete, voi siete i miei angeli custodi, le mie colonne portanti. Senza di voi io non sono niente. Detto ciò, siamo pronti per parlare della capolista, quindi... Forza Napoli, c'è il ciucciarillo che impazza, Allora Rosaria, sì. Rosaria, io non so se tu segui il calcio, non segui il calcio, ma così così. Allora, come si vive, come vivi o come si vive a casa tua l'evento partita del Napoli? Ah no, questo sì, allora sono preparata, perché ci sta mio fratello che se, guarda il Napoli, quindi se lavora chiude prima il negozio, che ne esiste proprio da lavoro. Sa mio cognato che se poi magari Sky per motivi che non si vede vanno in panico, ma proprio panico. Quindi ci sto il panico a casa mia, quindi sa davvero. E si mangia prima o dopo la partita o durante? No, io mangio prima, dopo e durante. Guarda brutto. Vabbè, tu che non vuoi, ma in famiglia? No, mangiano o prima o dopo. Se andavano a partire. Tutta più una birra e due noccioline. Due stuzzichini, tipo il primo e il secondo cinema. Sì, a meno che poi. Poi dipende se c'è da tirare sul morale o no. Cioè, quindi insieme è tipo. Cioè, perdo un apre, dici stasera non so mangio, cioè tu picchi una colla, quindi no, diventi tifoso anche tu. Nel senso che rispetto le cose e lascio là e non ho più parlato sulle cose. Una bella domandina. Posso farla, maestro, a uno o due? Assolutamente, vai. Faccio una domanda per due, voi rispondete ognuno. Probabilmente ve lo ricordate, il primo e il secondo scudetto del Napoli, no? Anni 90, quindi sarete stati piccoli, come me più o meno. Dottore, che dimmi te mie, se voglio dire. Ne avevo 7-8 anni, allora. Siamo tutti giovani. Siamo tutti giovani. Avevo un anno. Ah, ok. Io sono dell'89. Quindi sei vissuta. Quindi il primo non l'hai visto proprio, praticamente. No. Quindi se dovete parlare, parlate con Peppe. Vabbè, comunque, quindi a questo punto posso dire ricordi storici con Peppe, l'aria che tirava 30 anni fa con l'aria che tira adesso, no? In città, parlando di scudetto. Cosa mi potete dire? Vabbè, l'area è totalmente diversa, nel senso che questo è il terzo, si consolida insomma un discorso di rivalsa della città, dalla Serie C il presidente ci ha preso, ecco perché noi dobbiamo sempre ringraziare Aurelio De Laurentiis. Prima l'hai fatto, ringraziare veramente. Non mai sapevo uscire. Ciak e Merck proprio. A proposito di Ciak, presidente. No, Ciak e Merck, ma proprio di basso vanno livello, proprio di basso livello. Perché spesso vanno di tiro, capito? No, è la verità, Parla bene. È vero che il presidente spende poco, ma secondo me è semplicemente oculato. Perché ad un gruppo del genere acquistare oggi, conoscendo il mister Sarri, non è che da fa inserire un giocatore a una settimana. Noi non siamo come le altre squadre, non per parlare male delle altre, non siamo come l'Inter, che l'Inter meno male. Che se l'Inter dovesse acquistare Pastore, vabbè, però io Icardi me lo mette subito in campo certo. Magari una settimana, no? Ma è uno stile di Spalletti. Certo. Sarri ha bisogno veramente di un meccanismo abbastanza complesso nel gioco del Napoli. Vabbè, poi De Laurentiis diciamo che... dice sempre, scusami, una cosa, solitamente si giustifica dicendo ma si chiama mercato di riparazione, per cui non è che ci sono dei grandi campioni o chissà che cosa c'è nel mercato. No, vabbè, non è nemmeno questo, per esempio Peppa ha fatto l'esempio di Pastore, c'è da dire che anche il Napoli di fatto compra sempre giovani di prospettiva, certo. Quindi è per questo che Sarri non li mette in campo. Hanno io rispondo, bene, anche, rispondo anche io alla domanda che ha fatto il dottore, secondo me è completamente diverso, ma semplicemente perché siamo maturati anche noi tifosi, sì. Nel senso che prima il primo scudetto e il secondo scudetto era un po' quel sogno inarrivabile, ora invece anche noi tifosi siamo consapevoli di essere tifosi di una squadra forte, cioè siamo forti obiettivamente e anche i giocatori sanno di essere forti, tant'è vero che noi dall'anno scorso del girone di ritorno fino adesso abbiamo perso una partita, proprio che andavamo a perdere, ma ne abbiamo perso una sola, quindi anche loro entrano in campo con un piglio diverso. Piaciuto per piglio diverso. Piglio proprio. Ma vanno a cercare troppo, non fa Wikipedia. Se arrivasse lo scudetto, e la netta differenza, e quindi questo è quello che si vive, è quello che hai detto tu, è la squadra.
non è l'uomo, non è il singolo, vero, che noi dobbiamo dare i due scudetti, con tutto rispetto per avevamo uno squadrone, ma avevamo uno squadrone, ma c'era Maradona, voglio dire, Giuliani, Garella, tra il primo e il secondo, Napoli, Bagni. De Napoli, Bagni era il dio del calcio, che era grazie a Maradona che abbiamo vinto lo scudetto. Oggi il nostro top player è Sarri. È Sarri, ed è una squadra, sono tutti 11 importanti, 11, forse a volte arriviamo a 13-14, ma non di più. Quindi non ha nulla da riparare oggi attualmente in Napoli. Scusatemi, quindi non vedremo le ambulanze dipinte di blu, pullman dipinti di blu? Oh, ci sarà una grande festa, assolutamente una festa. Noi siamo sempre spettacolari, la facciamo. Ma pure questa, perché noi siamo festaioli proprio, quindi diciamola, noi siamo festa proprio il tuo DNA. Calcio, stop.